Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati, bentornati su Nerdattitude. Dopo un po' di tempo torno sul canale con un classico video, diciamo così, dopo l'ultimo che avevo fatto con Igor, quella diciamo mezza specie di svuota casella in live con lui, che ho visto che avete apprezzato parecchio perché comunque le visualizzazioni e i commenti sono stati tanti. È stato un nuovo format, chiamiamolo così, che volevamo sperimentare entrambi. E appunto ho deciso di fare questo piccolissimo video perché per qualche motivo, insomma, principalmente. Il primo è che qualcuno di voi mi ha scritto privatamente come mai la mia assenza dal canale, insomma, diciamo, non ho pubblicato più tantissimi video, perché l'avevo già spiegato su Instagram, ho avuto un periodo un po' particolare. Ve lo dico anche qui, tanto non ho alcun tipo di problema, l'ho detto anche su Instagram, ho avuto in due lutti nel giro di pochissimi giorni, quindi sinceramente avevo un po' di difficoltà, diciamo, a mettere sul sorriso e mettermi davanti alla telecamera per girare video, quindi ho preferito staccare un attimino la testa, insomma, specialmente in questo periodo di, diciamo, di vacanze. E piuttosto che appunto mettermi a girare dei video, ho fatto solamente appunto alcune collaborazioni con Igor, che appunto magari in due è più semplice, diciamo così, si chiacchiera, non si pensa a queste cose brutte, diciamo, della vita che ci possono capitare. Quindi ho preferito, diciamo, prendermi un pochettino di pausa. Quindi volevo spiegarvelo, diciamo, anche qui perché, ripeto, spero di tornare alla programmazione solita, quindi di girare altri video. Ne avevo intenzione di girare diversi video, appunto lo svuota casella che poi ho fatto con Igor, il video letture di novembre, che a questo punto molto probabilmente sarà un video letture di novembre-dicembre, arriverà. Spero fra qualche giorno, spero di riuscirlo a girare. Metterò tutto quanto insieme o magari ne farò due, uno dei fumetti e uno per, appunto per quanto riguarda i fumetti e uno per quanto riguarda i manga. Vedrò un pochettino io come gestirmi questa cosa qua. Ma comunque, ripeto, ci tenevo oltre che su Instagram a dirvelo anche qui sul canale. Approfitto appunto di questo video che l'ho girato principalmente per questo motivo, per dirvi che dovrebbe uscire questo video domenica mattina, che sono stato ospite da Igor. Abbiamo fatto quello che abbiamo fatto sul mio canale, quindi la reazione, chiamiamola così, agli acquisti del mese sul mio canale qualche giorno fa. Se ve la siete persa, andate a recuperarla. Ma l'abbiamo fatta anche sul suo, che ha acquistato davvero, davvero delle chicche pazzesche, ragazzi. Io mi sono divertito tantissimo. Tante risate, una bellissima chiacchierata, quindi vi lascio il link in descrizione del video che abbiamo girato insieme. Veramente non perdetelo perché ha recuperato davvero delle cose clamorose, clamorose. E ci siamo divertiti tantissimo. Quando sono con Igor mi diverto sempre. Quindi, vi ripeto, vi lascio il link del video in descrizione. Se non siete iscritti al suo canale, ovviamente iscrivetevi perché è bravissimo e parla sempre con passione, mi ci trovo veramente bene. Un'altra novità, spero, a breve del canale è che ho terminato finalmente la scrittura, ma l'ho anche girato, del video che doveva essere, ve l'avevo già detto in un video precedente, doveva essere l'inaugurazione di questo canale, ossia il video sulla storia di tutto il merchandise di Toy Story, che ho di qua, potete vederlo. Ci avevo dedicato tanto tanto tempo, avevo scritto un copione veramente veramente corposo, ho aggiunto qualcosa, ho trovato altre notizie, insomma, quindi finalmente finalmente l'ho concluso, l'ho girato, manca solo il montaggio, qualche aggiunta di foto, ma diciamo che siamo alle battute finali. Spero di riuscire a farvelo uscire il giorno 23 dicembre. Quindi dovrò terminare appunto in questi ultimi giorni queste piccole modifiche al video, ma il 23 dovrebbe uscire, quindi farò poi qualche post su Instagram, vi aggiornerò. Per gli appassionati di Toy Story, secondo me è un video da non perdere, ci ho dedicato veramente veramente tanto tempo ed è un approfondimento secondo me molto molto interessante su tutto il merchandise, quindi mi raccomando ragazzi, ve l'ho detto prima, non ve lo perdete.
Poi, per quanto riguarda alcune novità del canale, vi volevo parlare di un paio di cosettine, ossia la prima, la più stupida, è quella de... Io sono appassionato anche di calcio, potete vedere ogni tanto le mie maglie appese, le mie street sciarpe, insomma, sono interista sfegatato, quindi sono appassionatissimo anche di calcio, e ogni anno io acquisto l'album dei calciatori Panini. Se vi fa piacere, posso portare anche qui sul canale un po' di spacchettamenti, quei video, diciamo, come quelli dei Pokémon, molto molto tranquilli. Appunto, se vi fa piacere, vi posso portare anche degli spacchettamenti, insomma, io altrimenti lo farei comunque per me, quindi in ogni caso stavo pensando di approfittando del canale, visto che molti lo portano, e magari metterci anche qualche cosettina, anche su magari qualche cosa sportiva, vediamo un pochettino, farvi vedere un po' di collezioni, di chicche che ho, vediamo un pochettino come strutturarlo. Mi raccomando, fatemi sapere sempre sotto nei commenti se vi possa far piacere. Come un'altra novità del canale è quella che ho scaricato il 18 dicembre, seguivo un po' un progetto per quanto riguarda i Pokémon di Weedle, che è un canale che si occupa di Pokémon da veramente tanto tanto tempo, io lo seguivo da molto prima appunto di aprire il canale, ed hanno iniziato un progetto di Pokémon che si chiama Pokémon Xenoverse per Aspera ad Astra. È un progetto che parte diversi anni fa e finalmente, non vedevo l'ora, è stato rilasciato appunto il 18 dicembre un gioco Pokémon molto molto bello, ragazzi. Ho iniziato a vedere qualche video di Frozen, qualche gameplay qua e là. È veramente veramente interessante e secondo me poteva essere una cosettina carina da portare in live, quindi anche qui, se vi fa piacere, fatemi sapere. Magari, oltre alle live, ovviamente, di chiacchierate di fumetti con Igor, con Luca, ma anche da solo, magari ci infiliamo anche qualche cosettina durante le vacanze di questo gameplay. Pensavo appunto di portarvi il gameplay di questo gioco perché io sono appassionatissimo appunto di Pokémon, come saprete già da diverso tempo, ma non vi ho mai portato nessun gioco sul canale, nessun gameplay. Siccome stavo pensando di portarvi qualcosa appunto riguardante Pokémon, cade a fagiolo questa uscita di questo nuovo gioco, di questo nuovo fangame che molti stanno portando anche su Twitch, e ho pensato appunto di portarvelo in live tranquillamente su YouTube, anche per stare un pochettino più insieme, se non dovessero uscire video, diciamo, durante il periodo delle feste, che è sempre un pochettino complicato. Quindi, ragazzi, diciamo che tutto quello che avevo da dirvi ve l'ho detto, quindi il periodo che ho passato, la programmazione dei video, il video sul canale di Igor, vi ricordo di andare a guardarlo, più o meno vi ho detto tutto quanto. Ripeto, spero di tornare con una programmazione più fissa, diciamo così, magari soprattutto dopo le vacanze di Natale, quando si è stabilizzato un pochettino tutto quanto. E ripeto, non perdetevi il video sul merchandising, sulla storia del merchandising di Toy Story il 23 dicembre. Vi ringrazio per essere stati con me, per aver visto questo piccolo video aggiornamento, recap delle novità, e vi rimando appunto al video del 23. Ciao a tutti ragazzi, e ovviamente non ve li ho fatti nel video del 23 perché l'ho registrato prima, ma vi faccio tanti tanti auguri di Natale e di buone feste. Anche questo periodo non aiuta, ma ve li faccio con il cuore, quindi mi raccomando, passatele chi può in famiglia e cercate di passare delle feste serene. Ciao a tutti ragazzi e ci vediamo prossimamente sul canale. Ciao!